Mamma mia. Porca troia, non vedo l'ora. Dai! Dai, che sono fomentato come la cacca! Ok. Signori, ragazzi, sta avviando. The Walking Dead Mission. Mission. E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo incredibilmente qui su The Walking Dead Mission. Ragazzi, è finalmente, dico finalmente, uscita la patch in italiano del primo episodio comunque, quindi gli altri sono ancora in inglese, devono uscire le patch. Vi volevo avvisare, allora intanto, per chi è nuovo del canale, magari non sa che io ho portato parecchio tempo fa il primo The Walking Dead, quindi The Walking Dead Season 1, ovviamente la storia con Clementine lì e tutto quanto, e The Walking Dead Season 2. Ragazzi, questo capitolo, The Walking Dead Mission, allora partiamo dal presupposto che sarà, diciamo, uno spin-off dove vedremo Michonne, diciamo il personaggio della serie televisiva, appunto Michonne. Questo è un capitolo, diciamo, dedicato a lei. Non so quanto possa c'entrare con The Walking Dead Season 1 e Season 2. Anche perché il Season 3, ragazzi, quella che noi aspettiamo, la storia appunto di Clementine che continuerà, ancora deve uscire. Ragazzi, è uscito questo. È uscito già da un po' The Walking Dead Michonne. E non potevo, ragazzi, credetemi, non potevo non farlo. Che questa sarà una serie comunque molto vecchio stile. Vi voglio far vedere la storia, voglio godermi con voi la storia. Non ho visto nulla, non so nulla. Quindi, ragazzi, sappiate che questi video saranno comunque poco editati, poco tagliati. E detto ciò, io direi che possiamo iniziare. Allora, connessione, controllo il DLC. Anzi, a proposito, ci tenevo a ringraziare appunto il team. Non mi ricordo come si chiama, Super Games, mi pare. Comunque, questo team ha una pagina Facebook che se la cercate, traduzione Ita. Devo Dead Mission è la loro. E appunto loro traducono gratuitamente questa cosa. Va bene, abilitiamo i salvataggi. Ah, inizia così. Ah, ok. È il menu. Aggiornamento contenuti, comunicazione con il server. Ok. Chiudiamo la finestra perché il gioco me lo devo godere. E sappiate che di questo gioco, ovvero The Walking Dead Mission, sono stati pensati tre episodi. Per il momento, appunto, come vi dicevo, ho la traduzione solo del primo. Il team sta traducendo gli altri due. Detto questo, iniziamo al volo. Into Deep. Inizia episodio 1. Ragazzi, godiamoci il gioco, non dico altro. Non vedevo l'ora. Più che altro non vedo l'ora che esca The Walking Dead Season 3 perché, mamma mia. Comunque, se volete capire di questi giochi, non credo di questo, perché credo questo sia appunto uno spin-off, vi dicevo, diverso rispetto alla storia appunto che c'è su Clement e tutto. Gli episodi di questa serie si adatteranno in base alle scelte che farai. La storia si svilupperà. I loved so many people that I loved behind. Ok. Puttana tua sorella, puttana, mi son cacato sotto il volume altissimo! No, ma che è So many that I can hardly remember them all. Aspetta un attimo, scusami un attimo, fammi abbassare il volume, non te la prendere a male un po' altino. Io se non muoio. Che considerate sempre che è un gioco horror, dove merda è il volume? Ecco, abbassiamolo un attimino, un poco, ma un pochettino. Allora, bellissimo. Madonna, no, io mi cago sotto. Just two that I can never forget. Oddio, la Telltale è una delle mie aziende, non lo so. Siamo produttrici di videogiochi che adoro. Ho premi A per tagliare cespugli. I thought I was done with them. Ok. They're not done with me. Oddio. Oddio, ok. Raga, credetemi, sono talmente emozionato. A voi sembrerà una presa in giro, ma sono talmente emozionato che non riesco a. Non riesco. Usa il mouse per guardarti intorno. Allora, l'unica cosa che c'è è la porta. Diciamo che sta tipo sognando, diciamo, sta vedendo cose. Ti prego, non mi fare saltare in aria. Comunque, non so se voi seguite la serie televisiva o abbiate seguito la serie televisiva di The Walking Dead. Il volume è altissimo nelle cuffie. No, io c'ho paura, io mi cago sotto.
No, 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 che devo... Ok. Ok. Cu, 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 cu! La Telltale sa come fare i giochi di The Walking Dead. Cu. Giù. Cu. Cu. Ok. Ok. C'è. Mamma mia che inizio. Oh, Troy. Oh, attenzione, attenzione. Volè. No, giù, giù, giù. Sì. Ok. Quelle due bambine chi cavolo sono? Oh, m'ha preso, m'ha preso, m'ha preso. Mi avevi preso. Porca troia. Destra, destra. Matonmi, 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 matonmi. Cu, 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 cu. Ma non stiamo iniziando un po' troppo diretti? Orca vacca! Non ci sono abituato! Cu! Orca vacca! Comunque Michonne tra i personaggi di The Walking Dead è uno tra i personaggi più fighi in assoluto. Infatti ci hanno fatto un gioco totalmente dedicato. Nel frattempo mi volevi fregare, eh? Ok. Ok. Dai, Michonne! No, cu! Ok! Oh, ok. Seduto comodo? Stai bene? Scusami, ecco, stai comodo. Sì. Sì, lo so, sono bellissima. Tutti i maschi perdono sempre la testa per me. Vabbè, aspetta, non ancora, un attimino, eh. Risolvo tu subito. Ok. Mi sa che la Q... infatti, se lo stavo dicendo. Mi sa che stavolta... ha proprio perso la testa. Proprio un inizio... Michonne? Che ne pensi di prendere la spada e... O anche così, sì. Anche così va benissimo. Adios, baby! Tesoro, ti prende fuoco il piede però, capisco che è meglio prendere fuoco che essere mangiata dagli zombie, però. E cazzo c'aveva? Quei capelli? No, saranno i capelli. Ti giuro, fatemi cagare sotto. Vengo lì, vi tiro quattro schiaffi a tutti, Chi è? No, io c'ho paura che... Lo sapete, io di degli horror mi cago sotto a bestie. Poi il volume è altissimo. Oddio. Oddio. Carica. Oddio. Cosa vuole fare? No, Michonne! No, 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 no. No, ah, ok, ok. Some days I envy the dead. No, 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 premi. Ma che? Ma sei pazzo? Ecco, The Walking Dead è questo. Scelte bastarde. No, 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 abbassa la pistola. Non, no. Michonne, sei troppo figa per morire. Sei, e sei talmente cazzuta che non ne hai bisogno. Cazzo, c'è la spada. Dai. Salve. No, musica. Questa parte, ragazzi, la muterò. C'è una musica. Abbassare il volume. Non voglio che sentiate sta musica. The Walking Dead Mission. Ho paura per i copyright, quindi... capite bene che... questo sarà l'unico taglio che vedrete probabilmente. Ok, la musica è finita. Episodio 1. Troppo in profondità. Wow, 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 wow. Io spero di non avere problemi di copyright. 3 settimane dopo. A chi mente sbloccato? Remember me.
are you? Oddio. Michonne, stai bene, Michonne? Dai, su! Non è successo nothing! Fuck. Fuck. Ho messo i sottotitoli comunque giganti, ragazzi, per voi, per quelli che guardano i video da cellulare, eh? Li ho messi proprio enormi. Rashid, rispondi, passa. Vanessa! You there? God damn it. Hey, Pete. Show. What are you doing here? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. Onestamente non the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. Mi sto riprendendo. Slowly. You're not going to recover overnight. These things take time. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. La cosa figa di questo gioco, per chi non ha mai visto precedenti, è questa. Oak! Whoa! Get down here, Michonne's taking your ship. Pensavo dicesse, sei maschio o femmina? Still haven't heard from Rashid or Vanessa. Capito, Oak? It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through, same spot. Everything's just gone. Okay. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa, forse si sono spostati? Not without telling us that they've left a message behind or something. Okay. They wouldn't just disappear. sono morti! Sai, i zombie hanno fame. Listen. Okay. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? No, io non sento niente. I don't hear anything, Pete. She's there. I just gotta find the right frequency. Ma io ho sentito solo Pete. Michonne? Professor Rock? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. Se avessimo un Pikachu alla radio potrebbe funzionare. Then I wanna know why. Sono un pirlo. Hello? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Hello? È vero? L'ho sentita? You heard it that time, right? Sì, sì. He said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it. We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. Erranti. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just aiutiamoli. La prenderò in culo perché sto gioco è così. Almeno qualcuno lo capisce, però you're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. Sì, lui c'ha i Pokémon, che gliene frega lui. Sì, però durano un po' troppo poco i sottotitoli. I'm gonna turn the boat around. Dammi il tempo di leggerli. Voi che culo potete mettere in pausa? Io no. Ma che devo fare? Usa la manopola per rintracciare un segnale o spegni la radio? Vabbè. Gira circuito. Gira di qua. Ok. Gira manopola. Sì, vabbè. Credetemi, ragazzi, ho fatto totalmente a caso, eh. Dove ti trovi? Ammetto, sono stato sculatissimo con la merda, comunque. Anything? Eh sì, ho rintracciato una bambina. Barely. I knew it. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more. Probabile. You're forgetting what people are like. Tua sorella. Everyone okay? Berto. Sadiq. Guys, better get up here. What do we hit? Mi fanno venire briconcelli. Hold the wheel steady.
Ok, ammainiamo. Ok, Pete, siamo nella merda. Pete, siamo nella merda fino al collo. Hold on. Give it a minute. Stai bene? Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take a seat close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. Calmatevi tutti. Facciamo calmare la situazione. We don't know anything yet. Ma cazzo, siamo l'unica donna che ragiona? Oh, ok. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Ci servirebbe un PG8 che lui con raffica. Sì, lo so, sta cosa del professor Oak. La tirerò per le lunghe, ma... Non potete chiamarmelo Oak. Sembrava una bambina... Sembra... No, ha menzionato Mob Jack. Non potrei fare più di così. Ok. Tranquillo. Ok. Bellissimo. Sarebbe fighissimo se giocando trovassimo tipo qualche, magari tipo che ne so, tipo easter egg o comunque qualche citazione magari a Clementine e cose varie, perché sarebbe davvero figo se fossero collegati. Comunque, usa la torcia, guarda oltre il parapetto. Usa la torcia? Che devo fare? Usa la torcia e usa la torcia. Come uso la torcia? Ah, così. Un attimino mi chiedevo capire, un attimino come me... Cucimi! Ok, chiedo venia, dovevo cliccare, ma sono un pisello, devo proprio cliccare la scritta, non il pallino. Ok, ecco, devo cliccare, vuoi aiuta con le vele? Guarda, no, vabbè. Oh, che ti serve una mano con le vele! Hey, Michonne, we could use a hand here. Sì, ti serve una mano. Maybe we gotta bleed the wind out of this sail. Ammainiamo le vele. Pete isn't cautious enough. Look, he's just an optimist. Questo è vero. But we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are. You think this is an accident? Damn wind. Grab it. Grab it. Basta lamentarsi. Yeah, I might. If you and Pete didn't give me so damn much to complain about. Sì, però, ok. Oh, you think you got it all figured out, don't you? Thanks. We can take it from here. Ok, abbiamo ammainato l'attrezzatura rotta. Esaminiamola, vediamo se possiamo fare qualcosa. Completamente. No wonder they broke. Cioè, proprio se è spezzata la corda. Cioè, è proprio caduta la roba. Allora, guarda il sacco di riso. Che culo! Beh, d'altronde questo è The Walking Dead, no? Nella merda fino al collo. Che cose belle. This should start producing fruit one of these days. Che cos'è, menta? No, non credo. Ha detto dovrebbe dar dei frutti, quindi. Guarda oltre il parapetto. Ti giuro, se esce una... È troppo buio per vedere qualcosa. E usa la torcia? Ti giuro, se affaccia qualcosa e mi fai cagare in mano. There it is. Cazzo, hai visto? Figure out what we're stuck on. Cosa? Damn. Zombie? At least it's not Rashid's boat. Oh! Ok! È una barca, ok, contro un relitto. I don't wanna die like that. Tranquillo, non moriremo! Almeno non io. Tu forse. I don't wanna see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. Andrà tutto bene, confortiamolo. Maybe you're right. Lui assomiglia molto a Kenny, però si chiama Berto.
Sì, però i sottotitoli sono un po' troppo veloci per me, non riesco a vederli tutti. Allora, dobbiamo esaminare ancora un casino di cose, ma sì, dai, andiamo di timone. Ragazzi, questi video probabilmente dureranno anche parecchio. Mi piacerebbe che mi diceste la vostra, comunque, in merito a questo, eh. Siamo, come vi dicevo, una serie vecchio stile, quindi... Guarda verso il largo, prima. Sembra pretty quiet. Ok. Ora siamo il binocolo, magari trovi la nave di Vanessa. C'è qualcosa? Signorina, scusami. Non si vede un pene, eh? Non c'è niente, scusami, non c'è nothing. Oddio, no, forse là c'è qualcosa. Boh, vabbè, non c'è niente. Eh sì, guardiamo Pete. Looks complicated. Sembra complicato. Ah, ok, va bene, ok. Parliamo a Pete. Pete, ti serve una mano? Pete! Let's fix this mess and get going again. Ok, parla Pete. Never had a tiller break like this. Pretty sure it's not under warranty anymore. Sono sempre dei burloni. Continuiamo a parlare con lui. See if there's anything out there. Anything. We can scavenge. Ah, ok. Va bene. Ok, facciamo subito. Camminata veloce. Allora, ci servono degli attrezzi. Tu non hai niente. Usa il binocolo, vediamo. Magari vediamo qualcosa. Guardate che ho trovato. Tipo. Cos'è una barca? See anything out there? Eh sì, eh. C'è tipo un. Eh sì, infatti, un vecchio traghetto. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. A voglia! Zombie! Maybe. Pete! Usimi! Signor Pete! Ho trovato la barca! Sono stato bravo! Find anything? Sì, una barca! Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. E quindi? Non è cosa buona. Ah, si aspetta. Tiller lever. La barra. Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Ok. Mi sta bene. Let's get to that ferry. Mi sta bene. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Del gruppo di Rashid. Let's round up the crew. Ok. Ok, ragazzi, dobbiamo raggiungere il traghetto. E come facciamo con la barca bloccata? Scusami, a nuoto. Raccogli. Pietra per... Macete. La pietra per arrotare. No, io prendo il macete. Io prendo la pietra. Ah, devo prendere tutti e due. Ok, va bene. Ok. Pensavo dovessi scegliere. Muovi il mouse velocemente da un lato all'altro. Come, così? Ah, così. No, tua sorella, scusami. Oh, guarda, sono bravo! Guarda, sono bravo! Ho fatto! Perfetto. Ok, abbiamo affilato la spada. Un inizio. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Questo è il well, but you know what they say about good intentions. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on, let's get going. Diciamo rischio di morire, diciamo. Non c'è il rischio di morire, la voglia di morire più che altro. Attendimi, ecco, con questi rumori di sottofondo, diciamo, non è che mozzo tutta sta voglia io, eh. Ok, sapete che vi dico? Quindi, nel prossimo episodio, mentre qui sta caricando... Ok, facciamo nel mentre achievement sbloccato, companionship. Quindi, ragazzi, se il video oggi vi è piaciuto, vi lascio un bel pollicione in su qui sotto al video. Vi prego, ragazzi, di supportare tantissimo, e dico tantissimo, questa serie. Nel prossimo episodio continueremo e raggiungeremo il traghetto e vediamo cosa si celerà al suo interno. Detto ciò, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video, commentate, condividete. Noi ci vedremo come sempre ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao. Madonna mia, quant'è che desideravo giocare a The Walking Dead. Ciao ragazzi.